E quindi a questo punto dobbiamo fare una differenza tra il conflitto di interesse e la corruzione. Il conflitto di interesse, come vedete dalla diapositiva, è una situazione. Quindi riguarda le circostanze che creano e aumentano il rischio che interessi secondari possano andare a condizionare interessi primari. Ci sono delle circostanze che possono essere ovviamente gestite e quindi si possono adottare delle misure di prevenzione. Vi ho detto, il programma triennale di prevenzione contro il rischio della corruzione, il codice di comportamento dei dipendenti sono finalizzati proprio a far sì che queste circostanze siano gestite e quindi si possano gestire i conflitti di interesse. La corruzione invece è un evento, cioè è la degenerazione del conflitto di interesse. In questo caso proprio un interesse secondario prevale rispetto all'interesse primario. Però la corruzione, abbiamo visto, ha la duplice accezione, quella penale, è reato, quella amministrativa. Quante volte, no, ci si è difesi, si è visto, no, che un politico piuttosto che un funzionario si è difeso dicendo la condotta non è penalmente rilevante, proprio perché uno sa molto bene qual è il confine fra la corruzione penalisticamente parlando e condotte poco opportune che però non sono rilevanti sotto il profilo penale. Il legislatore oggi aveva voluto andare a prevenire l'azione amministrativa contro il rischio dei comportamenti poco opportuni che hanno dietro un conflitto di interesse. Il conflitto di interesse, allora, a questo punto può essere e può avere tre accezioni: può essere reale, può essere potenziale, può essere apparente. È reale quando riguarda il momento volitivo, cioè l'adozione del provvedimento amministrativo, quindi riguarda il dirigente o il responsabile che adotta l'atto, la determinazione. Quindi come si previene il conflitto di interesse? Con l'obbligo di astensione, che è stato espressamente introdotto dalla legge 190, modificando la legge sul procedimento amministrativo. Oggi noi abbiamo un articolo nella legge 241 del 90, che è l'articolo 6 bis, il quale impone al responsabile del procedimento o a colui che adotterà il provvedimento finale di astenersi in tutti i casi in cui ci sia un conflitto di interesse, anche potenziale. Quindi non solo il conflitto attuale, ma anche quello potenziale. Quello potenziale, vedete, ricorre quando l'agente ha un interesse secondario che potrebbe potenzialmente tendere a interferire in un momento successivo sulla decisione che si sta prendendo. È chiaro che quando parliamo di conflitto di interesse, di legge 190, di obbligo di astensione, facciamo riferimento ai funzionari della pubblica amministrazione, non ai politici. E questa è una delle critiche che è stata portata avanti. Tutte le disposizioni che stiamo vedendo riguardano l'esercizio dell'attività amministrativa, ma riguardano i funzionari dipendenti della pubblica amministrazione, non riguardano i politici. Politici, è chiaro che l'obbligo di astensione ce l'hanno, ad esempio se parliamo di un comune o di una provincia, l'obbligo di astensione è previsto per i consiglieri comunali nel testo unico degli enti locali. Ogni consigliere, se all'ordine del giorno del consiglio cui appartiene è in discussione un argomento nel quale lui o terzi a lui legati abbiano un qualche interesse, ha l'obbligo dell'astensione. L'assessore, per esempio, l'assessore, come sapete, non può esercitare l'attività, un assessore che sia ingegnere, architetto o geometra, non può esercitare l'attività professionale nell'ambito del territorio comunale dove abbia una delega specifica
nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica. C'è un'incompatibilità, è una responsabilità politica. Questo. È chiaro che parliamo sempre di conflitto di interesse, ma conflitto di interesse nell'ambito politico. Quello invece di cui stiamo parlando riguarda gli organi della pubblica amministrazione di carattere di natura gestionale e i pubblici dipendenti o comunque coloro che hanno una relazione di servizio, esercitano una funzione per conto della pubblica amministrazione. Conflitto può altresì essere apparente, quindi è la situazione nella quale un interesse secondario può apparentemente tendere a interferire agli occhi di osservatori esterni. Ecco qui che la trasparenza è uno strumento molto utile per capire se quello che apparentemente può sembrare effettivamente comporta una situazione di conflitto oppure no. Molto spesso è chiaro che le situazioni di conflitto apparente nascono dalla circostanza che non conosciamo chi ha fatto che cosa. Nel momento in cui invece andiamo a conoscere possiamo renderci conto, beh, pensavamo che effettivamente non è proprio così. Quindi, chiarito il rapporto che c'è, la nozione di corruzione amministrativa, il rapporto che passa fra la corruzione e la trasparenza, abbiamo definito che cos'è la corruzione e la nuova accezione di corruzione amministrativa, andiamo adesso sul versante della trasparenza. La trasparenza, chiariamo subito, non è una nozione giuridica. Nonostante si parli di legge sulla trasparenza, di trasparenza amministrativa, dell'azione amministrativa, in verità è una nozione che viene dalle scienze fisiche, perché è definita, è definibile come la ionità di un corpo ad essere attraversato dalla luce, quindi è una tipica nozione della fisica. Però se ne parla anche nel mondo giuridico, molto spesso ne abbiamo, no, termini tecnici che sono tipici del mondo giuridico, la pubblicità, l'avvocato Trapè giustamente ci ha fatto, no, fatto vedere la storia anche, no, dell'azione amministrativa, delle decisioni dall'antica Grecia e da Roma, poi noi oggi a noi era rimasto solo l'obbligo della pubblicità, infatti avevamo come regola il segreto. Poi a un certo punto si è detto oggi il segreto è l'eccezione, la regola è la pubblicità, la trasparenza. Il legislatore è chiaro che dal 90 che ha abbracciato la trasparenza, ma se andiamo a vedere nella legge 241 del 90, nel testo originario non si faceva un richiamo alla trasparenza, non c'è. Tra i criteri che dovevano andare a essere rispettati nell'esercizio dell'attività amministrativa si richiamava solo la pubblicità, l'economicità e l'efficienza. Non c'era un richiamo alla trasparenza, è stato introdotto solo nel 2005 con la novella, è stato introdotto il concetto di trasparenza, tant'è che molti autori ebbero a dire non è una vera novità, perché la legge 241 da sempre è stata definita come una legge sulla trasparenza. La verità è che la trasparenza, come vi ho detto, non è un concetto giuridico, ma viene dalle scienze fisiche. Solo che, ed ecco, il decreto 33, nella 241 compare tra i criteri, ma non se ne dà una definizione. Nel decreto 33 invece si richiama la nozione di trasparenza, trasportandola dal mondo delle scienze fisiche al mondo giuridico, tant'è che non viene data la definizione, vedete? Non abbiamo nel decreto 33, come spesso capita nei nostri oggi testi, dove c'è un articolo con le definizioni, non ci sono. Nel decreto 33 si è optato per una tecnica normativa che non prevede definizioni, tuttavia viene richiamato il concetto di trasparenza e si dice è intesa, prendendola dalle scienze fisiche, portata nel terreno dell'attività amministrativa, si dice è intesa come, quindi, quella idoneità dei corpi ad essere attraversati alla luce, nel mondo giuridico viene intesa come
accessibilità totale, eccola la luce che entra, dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Vedete che queste espressioni sono riportate in corsivo perché è la novella che è stata introdotta nel 2016, rispetto invece a delle parti che sono cancellate perché era la versione originale del 2013. Vedete, c'è questa sostituzione. Mentre prima l'oggetto erano le informazioni, oggi invece l'oggetto sono i dati e i documenti, non più le informazioni. Adesso chiariremo fra breve dove sta la differenza. Accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di. Allora mi preme fare un breve inciso. Tutte le volte che abbiamo a che fare con un diritto di accesso o con l'accessibilità, sono tre gli elementi che dobbiamo considerare: l'elemento soggettivo, l'elemento oggettivo e quello teleologico. L'elemento soggettivo: ogni volta che abbiamo a che fare con un diritto di accesso, dobbiamo sempre andare a individuare chi può esercitare questo potere, questo diritto. Come ci ha detto l'avvocato Trapè, il diritto di accesso civico è riconosciuto a chiunque. Quindi possono essere soggetti persone fisiche, persone giuridiche, non necessariamente è un cittadino, cioè un soggetto che appartiene allo Stato, che ha la cittadinanza, ma è chiunque. L'elemento oggettivo invece, che è estremamente importante anche questo, in ogni diritto di accesso abbiamo la definizione e determinazione dell'oggetto di conoscenza. Nel caso di specie, come vedete, dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Se andiamo ad esempio a richiamare, non so, il testo unico degli enti locali, i consiglieri comunali hanno diritto di accedere, molto spesso si dice il diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali. In verità, se andiamo a vedere il testo unico, il decreto 267 del 2000, l'articolo 43, con riguardo ai consiglieri comunali e provinciali, non parla di atti, ma dice hanno diritto di accedere a notizie e informazioni. Quindi è molto più ampio l'ambito oggettivo. Perché? Perché il consigliere comunale esercita delle funzioni di indirizzo e di controllo. Quindi non può limitare la sua attività a conoscere gli atti, perché quando è stato adottato un atto l'azione già è stata svolta. Il consigliere comunale ha necessità di conoscere quello che c'è prima dell'adozione di un atto, ad esempio da parte della giunta, da parte del consiglio comunale o da parte di un dirigente o responsabile di servizio, una determinazione. Lui deve conoscere ciò che c'è prima. Quindi l'elemento oggettivo è estremamente importante. Terzo elemento, ma non in ordine, non per importanza, riguarda l'elemento teleologico, il fine. Vedete, tutte le volte che abbiamo a che fare con un diritto di accesso c'è sempre un fine. Lo scopo in questo caso è la tutela dei diritti fondamentali, ovvero favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni e sull'uso delle risorse pubbliche. Quindi il diritto di accesso civico, ma anche gli obblighi di pubblicazione, nascono per soddisfare queste finalità che la legge espressamente prevede connesse al concetto di trasparenza. E allora ci avviamo alla fine. L'ambito oggettivo, che è quello più rilevante, vi ho detto, si tratta allora di capire, sia perché qui in aula, ma anche chi vedrà poi queste pillole, diciamo, che siamo o operatori o cittadini che possono esercitare questo diritto. Allora si tratta di capire bene qual è l'oggetto della pubblicazione o l'oggetto del diritto di accesso.
abbia detto documento, dato o informazione, non è un caso. Quando nel testo del decreto 33 viene utilizzata e si fa riferimento, a volte vedremo come si fa riferimento ai dati, altre volte ai documenti, altre volte alle informazioni. Non è un uso, diciamo, atecnico, ma sono terminologie tecniche che hanno una loro specifica connotazione. Pur mancando definizioni, vi ho detto, nel testo non c'è un articolo che regga le definizioni. Per dato noi intendiamo, vedete, la rappresentazione, scusate, per documento, la rappresentazione del contenuto di un atto o di un fatto giuridicamente rilevante. Quindi c'è una stretta connessione fra il procedimento amministrativo e i documenti, nell'ottica dell'azione amministrativa. L'attività che uno svolge, allora, immaginiamo un accertamento tributario, è un'attività, a fronte di questa attività è redatto l'atto di accertamento, il quale è rappresentato in un documento, che è il verbale di accertamento. Quindi quel verbale è il documento che viene redatto dall'agente, dal funzionario, che rappresenta il contenuto dell'atto che è stato svolto, l'accertamento. Ecco il rapporto fra atto e documento. L'atto è il frutto di un'attività umana a forma libera, però in molti casi c'è l'obbligo dell'atto scritto. I contratti della pubblica amministrazione devono essere redatti in forma scritta, quindi è chiaro che lì l'atto negoziale deve essere redatto in forma scritta. Quel contratto che è stato stipulato, che è l'atto, sarà anche il documento che viene redatto, che è la rappresentazione del contenuto dell'atto. L'atto è la manifestazione di volontà di vendere qualcosa, di acquistare qualcosa, di fare un pagamento, di eccetera eccetera. Il dato invece è sempre legato a un'attività di rappresentazione, ma riguarda la rappresentazione di un fenomeno osservabile secondo, vedete, un formato codificato tale da essere memorizzato. Quindi è chiaro che i dati sono il frutto della digitalizzazione, dell'informatizzazione, tipicamente. Adesso parliamo di banche dati. Il dato peraltro sta sovrastando il documento, perché molto spesso l'istruttore non viene più svolta con atti. Pensiamo alle conferenze dei servizi. Chiaro che intorno a un tavolo si ritrovano varie amministrazioni, si esaminano una serie di dati, si esamina una serie di informazioni, adesso vedremo, si adotta un atto, ok? Però basato su dati. Dato quindi è la rappresentazione di un fenomeno osservabile, ad esempio quante persone hanno pagato l'IMU, quante persone non hanno pagato la Tari. Qual è la percentuale di persone senza casa in un certo territorio? Eccolo, si osserva un fenomeno, chi paga, chi non paga, chi non ha un'abitazione, si osserva questo fenomeno nell'ambito di un formato codificato, numeri, parole, piuttosto che percentuali, piuttosto che altri formati ammissibili. L'informazione vuol dire dare forma, cioè modellare. Allora l'informazione è sempre data da una coppia dove abbiamo una rappresentazione materiale, l'osservazione di un fenomeno, eccola la particolarità, accompagnata da una interpretazione. Quindi ciò che caratterizza l'informazione è che c'è sempre un giudizio, una rappresentazione rispetto al fenomeno che ho osservato. Allora capiamo bene la differenza fra dato e informazione. Il dato è la mera osservazione di un fenomeno, l'informazione invece è la rappresentazione di un fenomeno accompagnata tuttavia da una interpretazione. Allora che cosa accade? Che molto spesso nei documenti ci sono informazioni. Pensiamo a come è strutturato un atto amministrativo, premesso, considerato.
rilevato che, preso atto che, queste sono ovviamente interpretazioni che vengono dati dei giudizi, se l'attività è discrezionale, alla fine determina un certo contenuto in base alle interpretazioni che sono state fatte, tant'è che noi abbiamo scelte diverse. Amministrazioni che prima si parlava, no, l'affidamento di edilizia. Sì, chiudo, No, sto chiudendo. Mi dispiace, ma sono le 13:45. Siamo fuori. Interessantissimo, io starei fino a dopo domani, però penso che anche i signori vogliono andare a pranzo, perché sì. Ecco, vorrei che ci fosse comunque uno spazio, come previsto nel programma di Manuel. Chiudo, chiudo. Però purtroppo siamo in uno spazzettino per me. Chi muore ha questo compito, prendo conto. Quindi ecco l'oggetto. Chiudo. Nel 33 troveremo che a volte l'obbligo di pubblicazione riguarda dati, a volte riguarda documenti, altre volte riguarda informazioni. Il diritto di accesso civico, se andiamo a vedere la disposizione che lo disciplina, non ha riguardo informazioni, ma riguarda il diritto di accesso a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Ecco perché l'avvocato Trapè diceva: non è possibile chiedere un facere, perché a volte chiedere un facere significa chiedere un'interpretazione, sarebbe un'informazione, il che non è ammesso. Se la PA ha già una informazione, sarà contenuta in un documento, quindi sarà accessibile, ma la richiesta di accesso civico non può comportare e chiedere un facere alla pubblica amministrazione, se non già previsto come obbligo di legge. Vi ringrazio dell'attenzione, mi scuso se appunto sono... Nella posizione che sia lei che l'avvocato Reana avete fatto chiarissimo, ho un dubbio, voglio porre una domanda. L'obbligo dell'indipendente pubblico di dichiarare all'amministrazione di appartenenza l'appartenenza appunto ad associazioni. Sì. Cosa intendiamo per associazioni? Perché associazioni religiose farebbe scoprire associazioni politiche o associazioni sindacali. Yes. Sì. Allora, è escluso infatti di dover comunicare al proprio datore di lavoro quelle associazioni che possono evidenziare dei dati sensibili, quindi non c'è l'obbligo di far conoscere l'appartenenza a partiti politici e a sindacati. Viceversa invece l'obbligo riguarda le associazioni, attenzione, c'è un passaggio nel codice, che abbiano una inerenza con il tipo di attività e di unità organizzativa a cui si è preposti. Quindi non è un obbligo che riguarda tutte le associazioni a cui uno appartenga, ma quelle che possono avere un interesse inerente con l'unità di appartenenza. Il codice di comportamento, giustamente lei dice, ma chi lo stabilisce? Il codice di comportamento e quindi il conflitto di interesse, ci renderemo conto che sono delle questioni intime. Lo sappiamo solo noi quello che abbiamo in testa, se può andare in contrasto con l'interesse pubblico. Eccola, se vogliamo, la pericolosità a volte del conflitto di interesse. Conflitto di interesse, quante volte uno vede e dice: ah, ecco perché hanno fatto questa scelta, perché, e vado a vedere che c'è una relazione. Quindi la pericolo, e qui sta la differenza col codice disciplinare. Mentre il codice disciplinare riguarda prestazioni oggettive, conflitto di interesse riguarda situazioni nelle quali noi ci troviamo e solo noi siamo in grado di conoscerle, non terzi. Non so se sono stato chiaro. Quindi uno dice: quali sono le associazioni che ineriscono? Sono io in primis che devo farmi una sorta di esame di coscienza, no? Quando uno dice: sono in grado di potermi specchiare il mattino, perché il conflitto di interesse e di integrità riguarda proprio la sfera intima, non riguarda il rapporto contrattuale con l'amministrazione. In casi in cui lo stesso interessato che dichiara di non essere in conflitto di interesse. Perfetto, infatti è una dichiarazione che viene fatta. Io vedo gli atti che fate voi in regione, ma capito sta cosa, mettete sempre una specifica dichiarazione da parte di chi adotta il provvedimento che esclude che è in conflitto di interesse. Questa è una cosa che io prenderò a prestito per i miei atti nei miei comuni, perché ho visto è una chicca
che loro utilizzano. Sì, sì, richiamate proprio l'attenzione. È una chicca che ho colto nei loro atti. Posso sperare che sia vero, nel senso che capite bene, siccome è intimo, uno lo dichiara. Sì, 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 no, è proprio molto corretto. Fateci caso, nei decreti che la regione adotta, alla fine c'è sempre questa espressa, una sorta di dichiarazione solenne che chi firma il decreto fa e si assume una responsabilità, è perché se poi, capite bene, no? L'hai pure dichiarato, se viene fuori che invece io ti tiro fuori un conflitto di interesse, è grave perché l'hai anche dichiarato, no? Anche se sul concetto di conflitto di interesse ci sarebbe un'altra giornata. Sì, ovviamente. Avvocato, grazie. Devo fare una domanda, siccome c'è una stretta correlazione fra il piano di prevenzione della corruzione, il piano della trasparenza e integrità che adesso è una sezione, la qualità dei servizi, gli standard di qualità dei servizi, tant'è vero che la normativa parla del piano integrato di prevenzione della corruzione con la qualità dei servizi, gli standard, con il piano delle performance, e questo è un tema molto importante. Ecco, una sintesi così, sì. Poi lo ripeto io quando parlerò. È importante perché quando parliamo di corruzione, parliamo di, si fa riferimento sempre alla funzione, quindi si è portati a dire che riguarderebbe l'esercizio di un potere, non la erogazione dei servizi pubblici. Invece, se vogliamo, molto spesso le più grosse disparità possono proprio venire fuori dall'erogazione delle prestazioni. Ecco perché si è richiamata l'attenzione a che sia integrato il piano, perché la qualità dei servizi presuppone appunto la tutela dell'integrità, che non riguarda solo l'esercizio dei poteri, quindi le funzioni pubbliche, ma anche e soprattutto, se vogliamo, se no pensate, un'azienda ospedaliera sarebbe fuori. L'azienda ospedaliera non esercita funzioni pubbliche, intese come esercizio di poteri. L'azienda sanitaria un po' ce l'ha, dipartimento di prevenzione, ma un'azienda ospedaliera non esercita un potere amministrativo, inteso come l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ha pochissimi procedimenti amministrativi un'azienda ospedaliera, quelli relativi all'assunzione del personale, le gare d'appalto e poco altro. La stragrande maggioranza dell'attività che viene svolta in sanità è tutta di erogazione di prestazioni di servizio. Ecco perché è importante avere questa integrazione tra i piani. È un obbligo previsto dal piano nazionale anticorruzione, previsto dalla delibera civica numero 6 del 2013, che purtroppo viene spesso disatteso. Sì. Come nel piano delle performance, che devono essere inseriti gli standard di qualità dei servizi. Perché la pubblica amministrazione eroga servizi, devono essere servizi di qualità, migliorati annualmente. Ecco l'importanza del tema delegato dei servizi e degli standard di qualità, che devono essere nei piani delle performance e, siccome nel piano delle performance sono gli obiettivi annuali delle pubbliche amministrazioni, i premi, i compensi accessori ai dipendenti pubblici e ai dirigenti devono essere dati solo se si raggiungono e si mantengono quegli standard di qualità. E così funziona la macchina amministrativa. Ecco, io mi dispiace, ma purtroppo sono pochi gli istanti che sono rimasti, ma mi dispiace che volevo approfittare, ringraziarvi della vostra presenza e spiegarvi il ruolo dell'associazione di consumatori, perché in base a queste nuove normative, ormai non tanto, ma comunque questa riforma che c'è stata, le funzioni dell'associazione di consumatori sono di primaria importanza per i cittadini. Noi tuteliamo gli utenti dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Anche in tema di trasparenza il legislatore aveva, perché poi vi spiegherò cos'è accaduto con il decreto legislativo 97 del 2016. Io faccio parte del comitato regionale dell'associazione consumatori e utenti della nostra regione, è stato istituito con una legge regionale per tutelare gli utenti dei servizi sulla qualità e sulla trasparenza. Il decreto legislativo 33 del 2013 prevedeva l'obbligo per le pubbliche amministrazioni ogni anno, quando dovevano aggiornare entro il 31 gennaio di ogni anno i piani della trasparenza e dell'integrità, avevano l'obbligo di chiedere il parere a noi, associazione dei consumatori e utenti. Ed è in base a questa norma che io mi sono impegnato per anni, periodo di Natale, a dare pareri all'ASORMAN, che qui abbiamo l'onore di avere la responsabile della corruzione, li conoscono tutti, ci conoscono perché noi scrivevamo in quella occasione, eravamo forse uno dei pochi, delle poche associazioni a attivarci in quel senso, non c'è più. Quando io ho letto la bozza del decreto legislativo 97 del 2016 che ha fatto dei passi avanti in materia di trasparenza,
io ho letto che il piano della trasparenza e dell'integrità, come ha detto l'avvocato Troiani, e non esiste più come documento sì. La trasparenza viene trattata all'interno del piano di prevenzione della corruzione. Dico, allora i pareri che noi dovevamo dare non ci sono più. Mi sono interessato, ho scritto, mi sono informato col Ministero dello Sviluppo Economico e il mio dubbio era poi realtà. Ma non ha parlato nessuno in Italia. Io sono andato a Roma, ho chiesto un appuntamento col dirigente generale del Ministero dello Sviluppo Economico, perché in periferia abbiamo i comitati regionali e associazioni di consumatori utenti. A livello di Ministero dello Sviluppo Economico c'è il comitato nazionale che deve dare i pareri sui piani della prevenzione e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni nazionali. E alla fine avevo ragione. Ma nessuno ne ha parlato, nessuno si è opposto. Ho telefonato a tutte le associazioni di consumatori a livello nazionale. Allora, hanno tolto questo nostro potere nell'interesse dei cittadini di dare questi pareri. E nessuno dice nulla, i giornali non ne hanno parlato. Premesso questo, quindi la trasparenza è un diritto di estrema importanza. Abbiamo delle leggi meravigliose, ma dobbiamo fare attenzione, dobbiamo essere gelosi custodi del mantenimento di queste leggi. Perché queste leggi, se ce l'abbiamo anche perché l'Europa costringe il governo italiano a emanare leggi sempre più forti in questa materia. Perché? Perché l'Italia è al terz'ultimo posto nella graduatoria internazionale fatta da Transparency International a livello di paesi europei in tema di corruzione. E l'Europa pretende leggi sempre più severe in questo tema, ma poi non vengono applicate. Io leggo un passo del parere che ha dato il Consiglio di Stato in merito alla bozza di questo decreto legislativo 97 del 2016. Leggo una sintesi perché il tempo è poco, però è importante. Dice che le riforme si perdono, dunque l'esperienza internazionale insegna che sempre più spesso le riforme si perdono nelle prassi amministrative conservative, nel difetto di un'adeguata informatizzazione, nel mancato apprendimento dei meccanismi da parte degli operatori pubblici, nel difetto di comunicazione con i cittadini e le imprese che non riescono a conoscere e quindi a rivendicare i loro nuovi diritti. Quest'ultima frase è importante. Ed è la base di questo attivismo, della necessità che la società civile sia consapevole di queste norme e sia custode gelosa di questi nuovi principi. Non riescono a conoscere, quindi a rivendicare i loro nuovi diritti. Ritornando al tema delle carte dei servizi, io adesso ho portato qui delle leggi, a questo punto, lasciamo stare adesso il tempo, noi abbiamo delle leggi importanti sulle carte dei servizi. È un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1994 che imponeva l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di emanare le carte dei servizi. Per ogni servizio doveva essere emanata la carta dei servizi. Sembra un documento di scarso valore, ma non lo è. Perché la carta dei servizi deve comprendere, deve contenere gli standard di qualità e quantità del servizio erogato. Gli standard sono dei meccanismi misurabili matematicamente con dei numeri, il tempo di erogazione. E se non viene rispettato quello standard, la pubblica amministrazione deve erogare un indennizzo all'utente del servizio, a noi cittadini. Voi capite che non applicare queste norme, ma ci facciamo del male da soli. Le pubbliche amministrazioni che non hanno per anni applicato queste norme hanno fatto del male ai cittadini. E noi ci stiamo impegnando seriamente per farle rispettare, perché questa normativa, che è stata quasi totalmente disapplicata, prevedeva delle sanzioni amministrative e disciplinari per i direttori generali, i dirigenti e il personale che non avessero ottemperato a quella direttiva. E noi abbiamo messo in moto un meccanismo nella nostra regione, diffidando uffici pubblici, direttori generali di strutture importanti, comuni importanti. Siamo arrivati alla diffida dopo lettere, dopo inviti, dopo suggerimenti che abbiamo dato durante gli anni sui piani della prevenzione della corruzione. E abbiamo ottenuto risultati perché la Giunta Regione Marche ha approvato, autorizzato la costituzione di un tavolo sulla qualità dei servizi con il trasporto pubblico locale. Abbiamo proposto, e la Regione Marche l'ha accolto, un protocollo con l'ANCI, con la Regione, per lavorare su questi temi per coinvolgere i comuni. E la Regione e lo Stato sono quei due enti pubblici che dovevano, secondo il codice del consumo, garantire l'applicazione di queste norme. Nella materia dei servizi sociali, la legge 328 del 2000 prevedeva l'obbligo per ogni comune di emanare le carte dei servizi sociali per stabilire degli standard, proprio in un concetto di uguaglianza dei cittadini, degli standard vanno per tutti.
qui doveva venire oggi, ma purtroppo non è venuto, un signore di Chiaravalle che ha 52 anni, italiano, non ha mai ucciso nessuno, ha assistito i genitori fino a qualche anno fa, ha perso il lavoro, è senza tetto. E noi ce ne siamo presi cura, abbiamo un difensore civico, abbiamo scritto al comune, al sindaco, all'assessore. E quindi la mancanza dello standard di qualità del servizio, della carta dei servizi, fa sì che il servizio viene erogato a discrezionalità dell'ente, perché se si presenta un cittadino che è segnalato dal sindaco, allora si trova un modo per aiutarlo. Se si presenta un altro, dice guardi, c'è il taglio della parte della regione, abbiamo i fondi, qui e là, se non viene. Quindi questo tema è di estrema importanza. Noi oggi, ripeto, oggi pomeriggio, quando lascio questa sala alle 3, dobbiamo andare presso questa sede del CRSU a firmare due protocolli, uno con l'ANCI, uno con il trasporto pubblico locale, però siamo molto indietro. Avevamo un impegno già assunto col professor Di Stanislao, che è venuto prima in questa sala a salutarmi, eccetera, che era molto importante. Il professor Di Stanislao è il direttore generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale, che ha competenza sia in materia di servizi sociali che di sanità, come coordinamento di tutte le strutture sanitarie sul nostro territorio. E avevamo raggiunto un accordo che nel mese di ottobre, quindi questo mese, si doveva iniziare a operare con un tavolo con tutte le associazioni dei consumatori, del CRSU, Federconsumatori, Adiconso, le più importanti, noi siamo piccolina, ci conoscono i pochi, in cui si lavorava sulle carte dei servizi della sanità e dei servizi sociali. E il professor Di Stanislao si è dimesso. E questo a lui preoccupa molto. Per motivi personali, possibile. O per altri motivi, perché quello che lui voleva portare in questa regione, che era illuminato, perché ha collaborato con la Genas, perché ha collaborato con l'ANAC, perché voleva veramente portare questa regione verso un cammino di partecipazione, di collaborazione con gli stakeholders, come prevede la norma, sul profilo delle carte dei servizi. Voi basta che vedete la regione Toscana, quando sono uscite queste norme, ha iniziato a lavorare seriamente con l'osservatorio della qualità dei servizi, coinvolgendo le associazioni di consumatori, e qui nelle Marche purtroppo siamo indietro. La regione Campania, dagli studi che abbiamo fatto, ha dato delle direttive già da anni a tutti i comuni della Campania, delle direttive per fare le carte dei servizi sociali, sono importanti. E noi dobbiamo arrivare a diffidare amministrazioni come l'ATA, Ato Rifiuti, l'abbiamo fatto il mese scorso, perché anche loro, in base alla legge finanziaria del 2008, l'articolo 2,461, devono coinvolgere le associazioni di consumatori e utenti, proprio quando il servizio viene affidato in gestione a terzi, che la pubblica amministrazione o lo eroga direttamente o lo dà in gestione a terzi. Si parla di servizi importanti, il trasporto pubblico locale, la raccolta dei rifiuti, e devono coinvolgere le associazioni nell'emanazione delle carte dei servizi e nel monitoraggio annuale degli standard. Nella nostra regione, zero. Allora ecco l'importanza di conoscere queste norme, questi meccanismi. Ecco, il Presidente mi dice di chiudere perché vorrei andare a pranzo. Per cui è questo importantissimo, che manca nella nostra regione. Vedete voi qui, di questi stakeholder importanti, le altre associazioni di consumatori, ne vedete qualcuna qui? Scusi, io sono... Cioè, noi non siamo solo noi dell'ACO, ce ne sono diverse di associazioni. Vedete qualche sindacato qui presente, a parte che ci onora qui l'ex segretario della CGIL che mi segue e viene a questi punti. No, abbiamo una società civile che non è presente, e questo è il danno peggiore. E le pubbliche amministrazioni fanno poco, perché voi dovete sapere che la delibera CIVIT, prima dell'anno che c'era la CIVIT, queste norme nascono con il decreto legislativo 150 del 2009, non è vero che nascono con il 33. Il decreto legislativo 150 del 2009 aveva istituito la CIVIT, che ha fatto un lavoro eccezionale sulle carte di servizi, sulle informazioni ai cittadini. Il piano triennale della trasparenza e dell'integrità esiste l'obbligo dal 2010, e la CIVIT con la delibera numero 105 del 2010, andatevela a leggere, dà istruzioni su come devono essere fatti i piani della trasparenza, con convegni, forum, dibattiti su questi temi. Perché se al cittadino non spieghiamo questi nuovi diritti, se al cittadino non spieghiamo l'importanza, come stiamo facendo noi questa mattina, l'abbiamo fatto con gli studenti, di partecipare, di seguire, di monitorare la pubblica amministrazione, di esercitare quel controllo diffuso che è alla base delle norme, noi spendiamo soldi in vano. Prendiamo soldi in mano, l'ho detto anche il 4 marzo 2016, sindaco del comune di Ancona,
convoca, e abbiamo detto convocati i sindacati, convocate le associazioni, i consiglieri comunali. La convocate, sapete chi era presente quel giorno? Ed è costato minimo quell'incontro 7-10.000 euro, perché c'erano tutti i dirigenti massimi del comune d'Ancona. C'ero io, il presidente Carlo Cardarelli, l'avvocato Italo D'Angelo, che è un consigliere che crede molto in queste cose, con cui abbiamo ancora un rapporto di collaborazione. Stop. Che cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è la consapevolezza o non c'è un impegno serio a contrastare la corruzione, a creare quei presupposti di cittadinanza attiva che controllano la pubblica amministrazione. Questo manca. E questo deve essere le istituzioni in primis a fare questo. C'è questa consulta sulla legalità, bisogna attivarla. E scusate, io mi sto rubando il tempo anche. Siamo stati chiamati in causa, questa situazione. Allora, volevo ringraziare Amici perché mette sempre molta passione nelle cose che ci racconta, e in effetti ha anche elencato poi le cose che siamo riusciti a fare un po' tutti insieme a questo ruolo propulsore delle associazioni, in particolare di Acumar, che su questo tematismo, poi altre associazioni sono impegnate su altre tematiche, sempre diciamo in difesa dei consumatori. Quindi questo tema a noi come diciamo, servizio regionale è particolarmente caro, e siamo con voi, svolgiamo questo ruolo nell'ambito della nostra amministrazione, gli RPC, dei vari enti lo svolgono nei rispettivi enti. E quindi io ringrazio anche tutti voi che siete stati qui, volevo chiudere con una sensazione che ha avuto una collega dalla platea. Che siamo sempre portati a vedere il bicchiere o mezzo pieno o mezzo vuoto, noi invece ci auguriamo che questo bicchiere si continui a riempire di iniziative come questa, affinché la sensibilità appunto aumenti e il dialogo per prendere chi di voi ha avuto la possibilità di sentire anche l'incontro stamattina rivolto ai giovani, di riprendere quella relazione, quel dialogo che sono alla base di tutta questa normativa di apertura della pubblica amministrazione e al cittadino. Io sono contenta, ecco, che questo incontro sia svolto, mi pare, bene, nel migliore dei modi. Grazie a tutti voi, grazie ai relatori e a tutti i presenti. E quindi speriamo di poter andare avanti con questo progetto con Acumar per i prossimi incontri. Grazie di nuovo. Volevo ricordare il prossimo incontro è l'azienda sanitaria ospedaliera qui di Torrete. La settimana prossima, ogni cosa per collegio che c'è libro, se vuol venire, ecco, questi temi si ripropongono in quella sede. Poi abbiamo all'uscita, vedrete, un link, diciamo, dove potete compilare un questionario sulla conoscenza di questa cosa, è molto importante, perché quando avremo a giocare della trasparenza della regione, poi metteremo i dati, le esempio, per capire quanto il cittadino conosca questi temi, la giornata della trasparenza, eccetera. Vi faccio questo esempio, poi vi lascio. Se non seguiamo le direttive dell'ANAC, se le pubbliche amministrazioni non seguono il piano nazionale anticorruzione 2015, la delibera dell'ANAC 82 dell'ottobre 2015, ha esaminato 1986 piani anticorruzione e ha trovato delle carenze. Una di queste è la scarsissima attività di sensibilizzazione, formazione e accompagnamento della società civile che è la professione. Voi dovete sapere che le pubbliche amministrazioni ogni anno devono fare una consultazione pubblica per aggiornare i piani anticorruzione, sì, sì. E dicono se la società civile dà dei suggerimenti a proposito. Ma lo fanno in un modo poco trasparente, sì, poco di pubblicità, perché forse non vogliono questa partecipazione. Allora, sono sul sito, se questo non... Poi l'ANA che diceva che era esperto dei consigli comunali, suggeriva di coinvolgere i consiglieri comunali, Fabio, per dare un documento di carattere generale. Noi abbiamo scritto a tutti i comuni delle Marche, non l'ha fatto nessuno, l'ha fatto solo Falconara, perché forse ha avuto lì, non l'ha fatto. Allora che cosa andiamo a contrastare la corruzione serana, che fa delle direttive molto importanti, poi non le osserva nessuno. Posso chiedere una cosa? Per quanto riguarda il discorso dei consigli comunali, sono un consigliere comunale di opposizione. Praticamente c'è tanto da fare, diciamo. Praticamente non ci fanno registrare le sedute,
e è previsto sul regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale che non si possano registrare del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale che non si possa, a meno che per le relazioni verbali e a meno che non ci siano giornalisti eccetera. Noi abbiamo chiesto più volte di poter registrare, ma continuano così. Praticamente c'è l'opposizione precedente che adesso insomma hanno fatto ricorso al TAR, che ancora lì giace. Io l'ultima volta in consiglio, a parte che inizialmente non facevo neanche la lettura dei verbali, insomma tutta una roba impressionante. Praticamente io l'ultima volta ho chiesto al segretario comunale di verbalizzare, cioè di verbalizzare le mie dichiarazioni in maniera praticamente cioè tutto quanto quello che dico. Lui pretende che io gli detto le mie dichiarazioni. A me sembra una cosa, non lo so, io infatti voglio sapere a chi, perché abbiamo scritto insomma, ma nessuno ci dice niente, come se tutto fosse normale. Che dobbiamo fare? Continuare a subire? Perché secondo me è subire, perché in base a quello che avete detto oggi. Purtroppo questa è un'amara realtà, cioè nei consigli comunali, questa mattina c'era un consigliere comunale di Senigallia, Santini, che ha raccontato la sua esperienza. Purtroppo nei consigli comunali, se non c'è un'effettiva sensibilità, un'effettiva volontà da parte della giunta, da parte di orientare l'attività su questi problemi, purtroppo chi sta all'opposizione, da quello che ho capito, avendo una minoranza, può chiedere la variazione del regolamento, ma se non riesce a avere quel quorum sufficiente per far passare le proprie richieste, purtroppo rimane lettera morta. Ma se una giunta è pubblica, qui dovrebbe essere il prefetto. Allora, la prefettura di Ancona, con la quale noi abbiamo rapporti, questa mattina c'era la dottoressa Carcanini. Io ho proposto già al dottor Di Luzzo, che è il vice prefetto, di lavorare su questi fronti con le prefetture in sede di conferenza permanente. Le prefetture hanno la conferenza permanente con i sindaci, con la regione, con le autorità. Noi vogliamo entrare in quella conferenza permanente, come in alcune province abbiamo visto che ciò avviene. Noi abbiamo proposto, ed è questo al vaglio dell'ANAC, che 2 anni fa, e già la giunta ce l'ha accordata, ha ritenuto valida questa nostra proposta, anche i prefetti l'hanno ritenuta valida, di istituire un tavolo permanente sulla nostra regione sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, in cui ci sono i prefetti, c'è qualcuno dell'università, della Corte dei Conti, ci siamo noi, come ha fatto poi la regione Lombardia, che ha istituito l'ARAC, l'Agenzia Regionale della Prevenzione della Corruzione. Questo progetto è partito dalla prefettura dell'Ancona, da un anno al Ministero dell'Interno hanno chiesto un parere. Io sollecito continuamente il Ministero dell'Interno, che l'ha chiesto all'ANAC. Adesso dico, se non arriva a questo parere, anche la Regione potrebbe spingere, perché io rinnovo l'invito. Se, perché dovremmo essere noi a sollecitare il Ministero dell'Interno, l'ANAC, a rispondere a quel parere? Se la Regione ci crede, che sia la Giunta a muovere le acque all'ANAC, che sia il prefetto a muovere le acque seriamente, allora vuol dire che se no non c'è questa grande volontà di applicare questo nostro progetto, perché è meritevole. Un tavolo sulla nostra regione in cui si guarda, si studiano queste norme, no? E si vedono come dare la collaborazione, lo stimolo ai comuni di rispettarlo, perché altrimenti abbiamo delle leggi meravigliose, però come dice qua il Consiglio di Stato, quando calano le realtà vengono lasciate a discrezione dei pubblici amministratori, che spesso, se la norma fa comodo, la applicano, se non fa comodo, quella sulle carte dei servizi, che prevede un indennizzo in caso di mancato rispetto, ma la norma è importanza enorme. La pubblica amministrazione, se non rispetta lo standard, anzitutto il dirigente non becca il premio, perché nel piano delle performance deve inserire lo standard, non lo fa nessuno, ma non se lo c'hanno le carte dei servizi, come fai a inserire lo standard? Deve essere migliorato normalmente, ma se tu non raggiungi lo standard c'è un indennizzo all'utente, piaccia o non piaccia. La regione Campania ha istituito 50 euro di indennizzo all'utente, se un poverino si presenta allo sportello del comune, vede la carta dei servizi e vede che lo standard non è stato rispettato, lui ha diritto di fare un reclamo e le associazioni di consumatori lo assistono per avere un indennizzo già quantificato in 50 euro. Ma voi vi capite la macchina amministrativa come si muove se applicano queste leggi? Nel caso specifico cosa... Nel caso specifico, il problema è lei sa benissimo che questo, se non è un obbligo di legge chiaro, purtroppo...
Sì, ma in base alla, alla legge sulla trasparenza la seduta è pubblica, cioè il capo sì, non c'è mai nessuno. Lei parla delle riprese, no? Le riprese, da come mi risulta, sono delle scelte discrezionali che fa il comune, che lo fa anche in base. Sì, ma io come consigliere comunale, cioè io non posso registrare? Ah, momento, allora, che lo faccia. Questo è, cioè, allora, alla provincia di Ancona noi siamo andati con Carlo Cannarelli, che è il mio presidente, lui è proprio appassionato di fare riprese perché ha una mente evoluta. Tutto quello che noi ci siamo detto, se io non faccio le riprese, è aria, svanisce, invece lui ha le riprese. La provincia di Ancona ci ha mandato i carabinieri quando lui si è presentato, ha piazzato la macchina, la giornata della trasparenza. Quindi sono dati seri. Quindi la trasparenza, tutti la vogliono, la casa degli altri. Scusi, quindi cosa può fare lei? Parliamo, vediamo di trovare un meccanismo, però sicuramente dobbiamo chiudere. Precisa che obbliga la pubblica amministrazione, e se non c'è una